Buongiorno, bentornati a Eco Futuro. Questa mattina c'è una sessione estremamente importante, sono in compagnia di Fabio Rogiolani, che è una delle anime di Eco Futuro, e è una sessione estremamente importante stamattina perché parleremo di una serie di tecnologie estremamente nuove, estremamente ad alta tecnologia, questo per riuscire a fare il cambiamento anche climatico, che è il punto fondamentale di Eco Futuro. Abbiamo in collegamento diversi relatori per via del Covid, ma soprattutto anche per il fatto di limitare gli spostamenti, limitare le emissioni di CO2 e quindi sfruttare ancora meglio le emissioni. Avremo interventi di diversi relatori con diverse tecnologie, andremo dalla ricarica delle auto elettriche, andremo all'abbattimento delle emissioni, andremo a parlare di anche biogas. Quindi è una sessione estremamente importante questa mattina, direi di cominciare subito, abbiamo tanti relatori ma non abbiamo tantissimo tempo, e quindi prego i relatori che si stanno già collegando con Zoom di mantenere il loro intervento entro al massimo possibilmente 10 minuti, vedendo poi di magari approfondire con qualche domanda se può essere interessante. Partiamo. Anche Meris. Avremo anche Maurizio Meris, che è già arrivato qui con noi, più tardi viene e ci sta seguendo, che stasera farà lo spettacolo alle ore 21. Che vi invito tutti a seguire, sarà in primissima nazionale e lo manderemo anche come primizia in rete, che poi cancelleremo, quindi tenete conto che chi lo vuol vedere o stasera o chiodi, come si dice in aretino, va bene? Col gergo tecnico, io ho il duro compito di limitare il tempo ai relatori, ma anche di contenere Fabio, che è incontenibile. Non ci metto più bocca! E quindi abbiamo già fatto un po' di prevenzione alla parte di esuberanza di Fabio. Allora, abbiamo, come abbiamo detto, non tantissimo tempo, partirei subito con uno dei primi relatori, con Nicola Fruet, che è presidente di Neogi. Neogi è una società nata dalla collaborazione tra due municipalizzate, una della provincia di Trento e una della provincia di Bolzano, Dolomiti Energia ed Alperia, e è dedicata allo sviluppo della rete di ricarica delle colonnine elettriche. Penso che sia collegato, Nicola, lo vedo. Sì, ciao Maurizio. Da Zoom, che c'ha la finestrella illuminata. Nicola, siamo contenti di averti con noi e ti lascio la parola. Cerca, se è possibile, di stare dentro i 10 minuti, so che tu sei estremamente preciso e corretto su queste cose. Buona giornata, a te la parola. Grazie, ciao Maurizio, ciao Fabio, grazie ancora dell'invito. E ho l'arduo compito di iniziare e cercherò di essere il più efficace possibile. Perché parlare di mobilità adesso ad Eco Futuro? Perché ormai la mobilità, in particolare quella che Neogi sta sviluppando, che è la mobilità elettrica, è sicuramente il prossimo step di evoluzione della mobilità leggera del futuro. Non è una mobilità che arriverà, è una mobilità che è arrivata, che ormai inizia ad avere dei numeri sempre più consistenti, e per riuscire però a garantire quello che è lo sviluppo sostenibile di questa mobilità dobbiamo attivarci su più fronti. Il primo fronte, vabbè, è quello dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, ma
Questo mi sembra già scontato al meeting di oggi, e quindi cercare sempre di collegare quello che è la ricarica elettrica ad un utilizzo energetico che garantisca l'utilizzo di fonte rinnovabile nella maggior parte possibile del tempo, fin dove possibile. Noi ad oggi ci riusciamo garantendo la connessione di tutte le nostre stazioni tramite energia 100% green tracciata, che è la prima base di sviluppo che abbiamo voluto dare a questo settore di innovazione. Perché il secondo settore è quello di garantire la disponibilità di ricarica sul territorio al cittadino, perché è necessario poter garantire al cliente o comunque all'operatore, all'utilizzatore dei veicoli elettrici, la possibilità di ricaricare sotto varie forme, in maniera lenta, in maniera veloce, in maniera ultraveloce. Sfatiamo un mito, ci diciamo che la presenza di colonnine non è che deve essere sul territorio, la presenza di colonnine ad accesso pubblico deve essere pari al numero di veicoli che girano sul territorio. La presenza di colonnine deve essere sufficiente a garantire quella cosiddetta ricarica d'emergenza o la ricarica di transito, in quanto ad oggi le statistiche ci dicono che più dell'80% delle ricariche viene eseguito o a casa o in azienda, proprio perché i punti dove l'energia costa meno e dove c'è molta più facilità d'accesso perché i mezzi stanno fermi molto tempo sono proprio o presso le aziende dove chi ha un veicolo elettrico lavora o presso i propri edifici. Di conseguenza, la ricarica pubblica deve avere due vocazioni, che è un po' il motto che noi abbiamo iniziato a sviluppare, cioè garantire un servizio che sia idoneo all'area dove si trova. Di conseguenza, ricarica veloce dove ci sono le grandi arterie viarie, ricarica veloce e lenta dove ci sono, diciamo, aree turistiche, e ricarica lenta dove ci sono dei punti di stazionamento per medio-lungo periodo. Per fare questo, però, per garantire soprattutto questo al cittadino in maniera efficace, ci deve essere alla base un concetto che è molto caro a noi e che è il concetto con cui siamo sempre partiti nello sviluppare la ricarica elettrica, cioè il concetto di disponibilità della ricarica a tutti, e in gergo tecnico nostro si chiama interoperabilità. L'obiettivo quindi di una società come la nostra, ma in gran parte ormai delle società, è quello di garantire l'accesso alle stazioni di ricarica al maggior numero di clienti possibile. Questo si fa attraverso la tecnologia dell'interoperabilità, cioè la possibilità tra più operatori di creare rete e di poter rendere disponibili le stazioni di ognuno a tutti i clienti della rete. Quando mi chiedono com'è il mercato della mobilità, io dico: il mercato della mobilità è molto più vicino al mercato della telefonia rispetto al mercato della distribuzione carburante. Perché? Perché ci sono due attori principali: chi produce, chi fornisce la ricarica, cioè i cosiddetti CPO, quindi Charge Point Operator, che sono quegli operatori che nel mercato rendono disponibili le stazioni sul territorio. Nell'altro caso, l'altro grande operatore è il cosiddetto MSP, Mobile Service Provider, cioè il soggetto che vende mobilità ai clienti e che ne hanno bisogno. Di conseguenza, questi due operatori si devono parlare. Molte volte possono essere la stessa persona, alle volte non lo sono, perché sono dei soggetti che potrebbero fare o solo una cosa o solo l'altra. Neogi in questo caso fa entrambe le attività, però garantisce l'accesso a tutti gli altri MSP e quindi quegli operatori che vendono mobilità elettrica ai propri clienti presso le loro stazioni attraverso il collegamento di interoperabilità, che può avvenire direttamente tra società e società tramite degli accordi diretti o tramite piattaforme di scambio e di interscambio di questi flussi di dati che permettono quindi l'accesso alle colonnine, come la piattaforma che a livello europeo noi usiamo ad oggi, che è Abget. Per darvi un'idea, questo concetto di interoperabilità in Abget, che è la piattaforma che, come dicevo, europea, che noi utilizziamo, aveva 100 operatori 3 anni fa in 28 paesi. Oggi siamo a oltre ormai quasi 800 operatori in 52 paesi che utilizzano la piattaforma e il concetto di interoperabilità al fine di garantire quindi l'accesso al sistema a tutti i clienti europei della rete di ricarica. Quindi
Quindi l'obiettivo delle società come le nostre è quello di rendere disponibile la ricarica al maggior numero di clienti possibile. Questo meccanismo di interoperabilità che caratteristiche ha? Ha delle caratteristiche di un CPO, quindi un fornitore di servizio di ricarica che rende disponibile la sua stazione con accordi standard, mentre gli MSP poi fanno le proprie proposte commerciali ai clienti. Quindi sfatiamo anche un mito alle volte. Quando si vanno su certe stazioni di ricarica e si sente dire costa tanto la ricarica, dipende sempre da che contratto hai, perché io potrei avere un contratto con la mia azienda e ricaricare presso una stazione di un altro operatore che per via degli accordi ha dei costi potenzialmente elevati. Ma potrei avere invece una tariffa flat siglata con un qualsiasi operatore che la opera e quindi sulla media avere una ricarica alla stessa stazione a costi decisamente più bassi. Quindi la scelta di aderire, diciamo, al sistema di mobilità e poter gestire correttamente la rete di ricarica, grazie proprio al concetto di interoperabilità, ci permette di poter scegliere la miglior tariffa sul che il mercato propone, che gli operatori propongono, rispetto al tipo di utilizzo che faccio io del mezzo. Faccio un esempio, io ho un mezzo ibrido plug-in, ricarico quasi sempre a casa o in azienda, quindi io utilizzo contratti di tipo a consumo, quindi non pago nessun tipo di fisso e pago a consumo a seconda del tipo di stazione che vado ad utilizzare. Ovviamente chi invece magari ha un veicolo full electric ed ha un utilizzo molto intensivo della ricarica pubblica perché magari per problemi non ha la ricarica in azienda, piuttosto che non può ricaricare a casa perché non ha un box auto con la propria wallbox o cosa, può invece andare ad adottare contratti cosiddetti flat in cui vengono garantite dei costi molto competitivi, ma con dei minimi mensili di ricarica abbastanza elevati. Però se viene utilizzata intensivamente, questo può essere un approccio che rispetto alla stessa ricarica consumo dimezza i costi. Quindi il concetto di interoperabilità è fondamentale e i meccanismi, i sistemi informatici che garantiscono questa interoperabilità sono fondamentali per garantire questo tipo di approccio e devono essere molto solidi, perché abbiamo visto in questi giorni ci sono stati alcuni operatori che hanno avuto dei disguidi sui loro sistemi e molte delle loro stazioni o molte delle loro, dei loro clienti non riuscivano a collegarsi, per esempio, alle nostre stazioni, proprio per dei motivi di problematica software. Quindi per poter gestire questo sistema servono dei software molto stabili e molto solidi perché l'accesso alla ricarica è fondamentale, venga garantito nella maggior parte, nella quasi totalità dei casi. A questo va aggiunto un supporto di manutenzione di call center spinto che permetta di risolvere quelle situazioni dove c'è una problematica. E quindi l'approcciare il sistema di ricarica in maniera, diciamo, intelligente che garantisca l'accesso a tutti non è banale, ha dei costi di investimento importanti, ma solo così si riesce a garantire un servizio che sia all'altezza delle richieste. Detto questo, io sono disponibile per le domande. Faccio un ultimo passaggio. Neogi, come diceva benissimo Maurizio, è una società che è nata in Trentino Alto Adige dalla joint venture tra le due municipalizzate di riferimento delle province. È nata con un primo step, come volontà di avere un primo step di sviluppo sul territorio. Ad oggi abbiamo circa 500 stazioni sul territorio della regione, che garantiscono quindi un numero di punti di ricarica mediamente 5 volte superiore al resto delle regioni italiane, proprio perché ritenevamo che il primo nostro step fosse l'infrastrutturazione del nostro territorio. Adesso ci stiamo aprendo allo sviluppo su altri territori, sia grazie a progetti europei che grazie ad investimenti diretti, e non ovviamente tralasciamo tutto quello che è il supporto e la consulenza a tutte quelle che sono le aziende per individuare la miglior forma di ricarica che è possibile applicare presso le aziende, anche perché ricarica elettrica non vuol dire solo avere una colonnina di ricarica che ricarica un veicolo, è avere la giusta colonnina o il giusto set di colonnine di ricarica che servono a fornire la ricarica che tu vuoi, perché possiamo avere utilizzi molto diversi.
presso una stazione, un parcheggio fuori da un casello autostradale, è necessaria una ricarica il più veloce possibile, perché la maggior parte dei clienti che accedono hanno bisogno di tanta ricarica in poco tempo. Nell'autorimessa aziendale per ricaricare le auto aziendali, invece, posso avere tranquillamente sistemi di ricarica a bassa potenza. Perché? Perché mediamente il veicolo sta fermo 12 ore in garage e quindi ha necessità di una soluzione che sia a bassa potenza ma ad alto numero di stazioni. Quindi individuare la miglior soluzione, la corretta soluzione di ricarica per i veicoli non è sempre così banale, perché comunque ha dei parametri tecnici che devono essere valutati in base alla singola esigenza del cliente e poi all'effettiva dotazione impiantistica della struttura, ma dei veicoli che verranno collegati a questo tipo di infrastruttura, perché ad oggi abbiamo ancora sul mercato veicoli con cariche in corrente alternata monofase o trifase. Quindi anche scegliere il tipo di stazione che viene utilizzata per ricarica lente può garantire o meno un'ottimizzazione dell'investimento che si va a fare e un'efficace ricarica delle stazioni sul territorio. Nicola, grazie, sei stato perfetto anche nei tempi. Sappiamo, perlomeno io so bene quello che avete fatto in Trentino-Alto Adige, perché più o meno operiamo nella stessa provincia e so che avete avuto uno sviluppo incredibile in questi 2 anni, a valle poi del piano della mobilità del 2017, in 4 anni, anzi in 3 anni e mezzo, avete fatto veramente le corse, avete fatto i miracoli. C'è una certa complessità sulle ricariche elettriche, sicuramente. Ma credo che la soluzione migliore per chiunque, per capire meglio di questa cosa qui, sia prendersi un'auto ibrida plug-in o prendersi addirittura un'auto elettrica, quindi dopo capisci tutto delle ricariche, eccetera. Non mi pare che ci siano domande in internet, io ti ringrazio ancora. Per chi avesse eventualmente ancora dei dubbi e volesse ulteriori informazioni, io rimando al sito, che tra l'altro vedete anche nell'immagine di Nicola, che è Neugi, dove ci sono un sacco di altre informazioni e speriamo presto di vedere un sacco di auto che ricaricano le colonnine di Neusi. Nicola, grazie ancora, a presto, prima di vederci in presenza. E io adesso passerei al Grazie, secondo buon lavoro. intervento. Purtroppo abbiamo, come detto, il tempo abbastanza tirato e quindi sono costretto a non lasciare più di tanto tempo ai relatori. Adesso parliamo con Andrea Zanotti, che è il CEO di Zanotti Group. Anche qui, se andate a vedere il sito della Zanotti, troverete delle cose estremamente interessanti e loro fanno delle attività estremamente legate anche al 110, legate al fotovoltaico, legato al monitoraggio, legato a questi fattori. Andrea, l'ho visto che è collegato, gli lascerei la parola e quindi buon intervento. Salve, buongiorno a tutti. Cercherò di essere molto veloce, ma mi aiuto e vi aiuto con delle slide. Oggi parleremo con voi di Leader 110. Leader 110 è una piattaforma tecnologica perché molte volte quando si parla di tecnologia, la tecnologia non deve essere solo applicata ai prodotti, ma deve essere anche applicata ai servizi. Leader 110 è una piattaforma interamente sviluppata da noi e il team che lavora a questa piattaforma ha una media età di 29 anni. Io mi ritengo vecchio dentro questo team e è stata sviluppata da una società del gruppo Zanotti. Leader 110 nasce con degli obiettivi ben precisi, nasce durante lo sviluppo della normativa legata al 110 e dello sconto in fattura. La nostra società, la capogruppo, si occupa di gestione di asset management di impianti di produzione di energia, lo fa attraverso tecnologie proprie, quindi la piattaforma di gestione con cui lavoriamo con fondi proprietari è di nostra tecnologia. Nel 2018 abbiamo acquisito questa startup, PV Shield, che si occupava di lead generation B2B, quindi creazione di clienti per multi utility, multinazionali. L'abbiamo un po' evoluta, diciamo così, perché con l'uscita del bonus abbiamo introdotto, grazie alle nostre tecnologie digitali, una piattaforma. Quindi l'idea è nata proprio con la nascita della normativa. C'è stato un lungo studio di prodotto e di servizio di mercato. A settembre 2020 abbiamo creato il marchio. Il 4 dicembre è stata lo start day, quindi la messa online della piattaforma, e il 27 gennaio abbiamo creato i primi accordi con i partner internazionali.
La crescita è importante perché i bonus, come sapete tutti, credo che ognuno ha una casa o ha un parente che sta ristrutturando casa in questo momento, o col 110 o attraverso qualunque altro tipo di bonus minore, quindi tutte le cessioni del credito. A febbraio 2021 abbiamo creato i primi progetti, completando i primi trasferimenti di credito, grazie alla partnership con una banca. A marzo 2021 abbiamo aumentato del 20% su base settimanale gli iscritti alla piattaforma ed aprile del 30%. Vi dirò anche i numeri degli ultimi 2 mesi. Qual è stata l'idea? L'idea è quella di dare una tecnologia disponibile a tutti, quindi dare un cuore all'interno del quale ruotano le aziende che vogliono offrire servizi. Quindi noi abbiamo dato il cuore a cui abbiamo attaccato sostanzialmente delle appendici, ve lo disegno così, e poi dopo è un po' più complicato, ma è così. Un'appendice serve i bonus minori, quindi gestisce tutta la parte di principalmente 50-65 perché è quella dove abbiamo più clientela, ma possiamo lavorare anche su bonus facciate e altri bonus. Abbiamo una parte di fornitura di servizi attraverso studi che erogano servizi all'interno della piattaforma. Abbiamo una parte di consulenza fiscale, quindi fiscalisti e banche che offrono sia servizi di tipo fiscale sia servizi di tipo di credito all'interno dell'azienda. Abbiamo dei supporti commerciali con determinate strutture. Abbiamo una rete di professionisti certificati che si occupa di tutta la parte di progettazione e certificazione degli edifici. E abbiamo la parte, come dicevo prima, di cessione del credito, quindi le banche lavorano all'interno della piattaforma. Quindi diciamo, noi forniamo il cuore, forniamo la tecnologia, forniamo un servizio che deve essere attivo H24, lo miglioriamo perché non è un software installabile in locale, ma è un portale online che trovate su www.leader110.it e all'interno di questo noi non forniamo servizi, quindi i servizi vengono offerti a tutte le altre aziende che accedono a questo grande market. Quali sono i 5 punti di forza che ci distingue sostanzialmente dal resto del mercato? La prima è una super qualifica. Sostanzialmente il cliente entrando, rispondendo a 10 domande, riesce a sapere se la sua casa fa un salto di doppia classe o no. Questo è molto importante perché risolve molti dubbi, spiega al cliente finale come gestire molto bene la situazione ed inoltre ha permesso alle aziende che lavorano in questo settore di risparmiare tantissimo tempo, di fare magari sopralluoghi molto inutili nella loro gestione. Il secondo punto di forza è una social network, cioè cosa vuol dire? Se io devo realizzare un 110 e sono un'impresa, sono un commercialista, qualunque figura volete, non c'è mai nessuna impresa, anche le più grosse, che operano da sole, hanno sempre bisogno di collaborazioni e satelliti. Quindi qui, se io ho un cantiere, io sono di Modena, facciamo questo esempio, ho un cantiere a Padova, dove siete voi, e ho preso la commessa, posso cercare all'interno della piattaforma un installatore, un idraulico, un professionista in quella zona, in quella determinata zona, invitarlo a condividere il mio cliente e tirarlo dentro nel lavoro. Quindi questo è importante per aprire il network, far conoscere le aziende tra di loro e moltiplicare i lavori. Quindi tutto aperto. Un sistema molto avanzato di gestione dei documenti, con un sistema, diciamo così, intelligente che si adatta a seconda della situazione, una modalità di monitoraggio del cantiere ed infine tutta la parte di cessione del credito, che gli installatori o le imprese ritengono che sia la più facile, ma vi posso assicurare per chi con noi lavora con le banche che è una parte molto delicata di gestione documentale e gestione di criptazione dei dati. I 5 punti di forza, come dicevo, la super qualifica è un tool digitale. Tool digitale, noi veniamo dalla gestione dei lead, quindi creazione e parlare col cliente, quindi per noi è stato praticamente automatico creare un tool digitale che velocizza i processi. La condivisione di un link può essere pubblico, si verifica, si fa il salto delle tue classi e tutto questo viene fatto con uno strumento di IoT e di simulazioni dinamiche, grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale che si adatta alla situazione e si popola man mano che vengono caricate altre entità e quindi è molto molto avanzato. Il secondo punto di forza è il network, 1.400 imprese negli ultimi 2 mesi, come vi dicevo i numeri ve li aggiorno, sono diventate 2.200 imprese registrate di qualunque natura, tecnici asseveratori, commercialisti e qualunque altra cosa. Il gestionale è dinamico, come vi dicevo, perché il gestionale, a seconda del tipo di intervento che faccio e a seconda magari che cedo il credito a una banca piuttosto che un'altra, lui si modifica. Quindi io basta che compilo quello che mi trovo in quel momento e sono sicuro che o all'istituto, o al professionista, o al commercialista sono esattamente i documenti che devo recuperare. Questo l'abbiamo fatto per velocizzare i processi perché, come sapete, nei bonus ci sono tantissimi documenti da preparare.
Il monitoraggio è molto semplice, nel senso che ci sono cartelle di condivisione di documenti e la parte che non è importante è l'organizzazione del credito. Siamo partiti con un partner di progetto, quindi una banca che ha acquistato tutto il credito che le aziende volevano cedere. Devo dire che sono molto contento perché dal nostro piccola provincia questa settimana abbiamo firmato il secondo accordo con una delle banche più importanti d'Europa. Questa banca ha un advisor, delle Big Four, diciamo così, chiamiamo così, così capite un po' la situazione. E la cosa più bella è che questo lavoro che abbiamo fatto con questa Big Four negli ultimi 2 mesi e mezzo, la prima volta che hanno visto la piattaforma, ci hanno fatto i complimenti perché usiamo parti tecnologiche che loro non hanno. I loro budget naturalmente sono molto diversi dai nostri, quindi questo per noi è stata una soddisfazione. Credo che vedrete il loro marchio nelle prossime 2 settimane all'interno del nostro sito. Come funziona? È facilissimo, si ci registra, le imprese si possono accreditare sulla banca direttamente da qui e possono inserire il progetto e condividerlo. Perché dico accreditare la banca? Perché la prima banca che ha lavorato con noi, che sta tuttora lavorando con noi, non richiede apertura di conto. Quindi, tuttora che la banca checka il cliente qui dentro e dà il via libera, il cliente può operare, caricare e scaricare il credito. È facilissimo, abbiamo dei partner, attraverso i partner hanno delle pagine dedicate con dei coupon, quindi l'iscrizione per gli installatori può essere anche gratuita, molto rapida, si fa veramente in una giornata, come registrarsi a qualunque sito. La seconda cosa che noi consigliamo è l'accreditamento verso la banca, quindi si appare una dashboard in cessione del credito, clicco, dentro ho i documenti che mi chiede la banca, li carico, aspetto 20 giorni, se la banca mi dà l'ok, io posso lavorare. Quindi questo è tutto digitale, non bisogna recarsi a nessuno sportello. Per questa banca, nuova banca richiede apertura di conto, dipende sempre un po' dalle condizioni bancarie. Qua vado molto avanti, però vi semplifico la cosa perché si possono aggiungere progetti e questa parte qui è molto carina perché la condivisione della documentazione è molto dinamica e veloce, cioè io ho sia le informazioni del progetto che con chi sto collaborando in quella determinata zona, una bacheca per condividere il cantiere, come sta andando, i dati della persona e la documentazione. Quindi è uno strumento di lavoro che noi abbiamo 110 dove abbiamo 7 aziende usano lo stesso strumento. Questo è stato il nostro obiettivo, perché se 7 aziende usano 7 gestionali diversi per fare un cantiere del 110, ci vuole il doppio del tempo. E quindi dobbiamo accorciare perché i tempi, abbiamo le tagliole, come sapete, molto ravvicinate. Collaboratori, come vi dicevo, si condivide il progetto e può essere checkato o meno dal collaboratore che poi inizia a caricare i documenti anche lui. Quindi non devo caricare sempre documenti io, ma se ho un progettista, un amico, un cugino che carica i documenti per me, gli condivido il progetto e gli carico i documenti. Quindi dobbiamo cercare di produrre questa documentazione più velocemente possibile. Cessione del credito. Anche qui siamo molto diversi dagli altri perché ad oggi, dall'accreditamento della banca, se io carico un progetto entro il 15 del mese, entro fine mese viene fatta tutte le comunicazioni all'ADE e quant'altro, e dal 10 del mese successivo, con 5 giorni di diritto di recesso, sostanzialmente il 20 del mese successivo l'installatore ha i soldi. Questo è importante perché uno dei problemi più grossi che hanno le cessioni dei crediti e dei bonus è che gli installatori molte volte devono aspettare 60-70 giorni per avere il credito, quindi devono andare a chiedere soldi in prestito. E questo gli permette di fare meno cantieri. Noi facciamo un rolling dei soldi nel mese stesso, cioè io vendo un impianto fotovoltaico e una pompa di calore questo mese, pago il fornitore, il mese dopo la banca mi dà i soldi. In questo modo il mese dopo con gli stessi soldi posso fare un altro cantiere. I numeri sono molto grandi, abbiamo partner internazionali come Daikin, che è il leader nella climatizzazione delle pompe di calore, che usa il nostro strumento per tutti i loro installatori, e anche partner nella parte fiscale di certificazione delle piattaforme e anche del fotovoltaico. Abbiamo partner anche diversi, quindi siamo andati nel mondo dell'elettronica, società che vendono direttamente online, società internazionali che si stanno appoggiando alla piattaforma. Tutto questo sostanzialmente in 2 mesi. Io sono a disposizione, so che l'argomento è molto complicato, però ho preferito presentarvelo così. Vi ringrazio e passo la parola. Grazie Andrea, anche per il rispetto dei tempi, ma soprattutto per i contenuti che mi sembrano estremamente interessanti. Con il 110 chi ci ha messo il naso sa bene che c'è una complicazione estrema di procedure, di verifiche energetiche pre, verifiche energetiche post, di trovare le aziende, perché in questo momento nessuna azienda, nessun tecnico ha tempo libero per aggiungere altro lavoro a quello che ha già. E su questo vorrei chiamare adesso
cercando di contenerlo ovviamente Fabio Roggiolani, perché c'è una notizia importante da dare sul 110, proprio sull'estensione al 2021-2022. Allora, che devo fare? L'ho chiamato io, Fauri, poi te lo pigli quando c'è. Ieri è stato approvato il PNRR con le modifiche che aspettavamo a livello europeo. C'erano incertezze legate alla scadenza fino alla fine del 2022. Chi è del settore sa di che si tratta. Alcune scadenze sono già spostate al 2023. In sostanza, tutte le scadenze diciamo, con la prima proroga sono tutte state approvate. Quindi ora ovviamente abbiamo in campo la partita del cuore per arrivare al 2023, anche per domare una certa speculazione che nel settore edile in particolare è partita come al solito alla grande. Sono incorreggibili, non c'è verso, come si dice. La grandine non smette mai di battere quando la vedi pesante, e quindi andiamo avanti. Insomma, un bel segnale, una bella notizia, la volevamo dare in diretta a tutti quanti. Probabilmente Andrea la sapeva già, ma insomma, Fabio, posso intanto è chiedere? tutto confermato e andiamo avanti, almeno 2022, eccetera. Hai visto, ho parlato metà di quello che mi avevo Guarda, fatto. incredibile, incredibile, perché a questo punto uscirà anche il sole anche qui a Padova, che c'è un po' nuvolo, perché riuscire a recuperare il microfono da Fabio è sempre un'impresa. Grazie Fabio della notizia. Passerei adesso a Marco Alvelli. Abbiamo detto che la sessione di questa mattina è estremamente interessante perché comprende moltissime tecnologie di settori diversi. Nel campo dell'ecologia, nel campo dell'energia ci sono tantissimi fattori. Uno di questi è anche la schermatura elettromagnetica. Marco Alvelli fa parte della società G-Iron, specializzata appunto in schermature alle frequenze non ionizzanti, e penso che sia estremamente sentire da lui la possibilità che ci possono essere, le possibilità che ci possono essere proprio per queste schermature, pensando al fatto che io ci ho lavorato anche tanti anni fa quando lavoravo al CNR in un progetto di fusione nucleare, al fatto che in alcuni casi per le frequenze un po' più alte forse si possono utilizzare soltanto dei materiali metallici come il rame e neanche dei materiali ferromagnetici. Però queste soluzioni qui sono estremamente tecnologiche e interessanti. Lascerei la parola a Marco che vedo collegato. Grazie di essere collegato Marco e quindi lascio la parola ricordando sempre il tempo, se è possibile rispettarlo, di 10, massimo 11, 12 minuti. Prego Marco. Non vedo Eccolo qua, il credo che adesso l'audio. collegamento, adesso sta. Sentiamo? Mi sentite? Mi sentite? Pronti? Sì, via. Bene, Sì, ci sentiamo, vai pure. grazie. Allora, buongiorno a tutti. Grazie a Fabio di avermi invitato. Per me è la prima volta che vado in onda. E quindi non nascondo una certa emozione, come dire, un impaccio nel presentare, insomma, questa attività. Quindi sono proprietario di G-Iron, è un'azienda specializzata nella schermatura dei campi magnetici a bassa frequenza. Operiamo dai campi statici fino ai campi dinamici a 150 kHz. È un'azienda che è presente sia in Italia con un network proprio, quindi con agenzie di vendita concentrate nella parte nord e centro, e abbiamo delle partnership a livello internazionale. Insomma, ci spostiamo un po' da sinistra a destra nel mondo. Il cuore dell'attività, il prodotto top diciamo, di quello che offriamo al mercato si chiama Armoflex. È un materiale a altissima permeabilità magnetica rivestito in alluminio puro in classe di reazione al fuoco A1, per avere la possibilità di essere impiegato nei settori più diversi. Ho preparato un PowerPoint, sono poche slide per concentrare, ma più che altro per far capire qual è la possibilità e quali sono, insomma, come dire,
quelle che sono le attività oggettive sulle quali si possa andare a intervenire nel quotidiano. Parliamo quindi di queste cabine MTBT, qui ce n'è una tra l'altro molto bella, è nella zona di Torino. Queste cabine MTBT utilizzate dai distributori di energia sono all'interno corredate di quadri di bassa, trasformatori e comunque sorgenti che emanano per effetto collaterale, per il loro normale funzionamento, queste radiazioni diciamo, nello spazio circostante. Queste radiazioni sono regolamentate da una legge che è del 2003, abbastanza chiara. Allo stesso modo nel mondo ci sono anche leggi che regolamentano l'esposizione del corpo umano e anche delle macchine sotto certi aspetti alla frequenza industriale di 50 Hz. Nel nostro caso, per quanto riguarda l'Italia, quindi abbiamo un valore di induzione di 3 microtesla. L'induzione si misura in tesla e tipicamente nel suo sottomultiplo del micro a livello, diciamo, civile ed industriale. Quindi la legge italiana identifica in 3 microtesla come il livello massimo che può essere in un ambiente nel quale possono sostare delle persone per un certo tempo. Il venir meno a questo tipo di rispetto legislativo genera una evidentemente responsabilità civile, secondo questi due codici, il 2043 e l'844, e una responsabilità penale, come dire, associabile al getto pericoloso di cose. Evidentemente queste due responsabilità, venendo meno quindi al rispetto di questa legge, possono dar luogo, evidentemente, o attraverso una denuncia del danneggiato, oppure attraverso un controllo spontaneo degli organi di controllo, che possono essere le ARPA, più raramente le USL, possono dar luogo a, evidentemente, delle sanzioni abbastanza gravi in tal senso. Tornando alla cabina 0DPA, che cosa fa G-Iron sostanzialmente? Intanto si identifica la distanza di prima approssimazione, che è quello che è la distanza di sicurezza alla quale il valore di induzione magnetica è inferiore a 3 microtesla. Evidentemente, per progettare un sistema di schermatura e ridurre questa distanza di prima approssimazione, che tipicamente è sui 4 metri, 3-4 metri circa come minimo, ci vogliono evidentemente, si può procedere attraverso una simulazione del campo magnetico con dei software speciali, nel caso in cui noi usiamo il software FC400 di Narda, una ditta tedesca. Di conseguenza si elabora un progetto di schermatura, si installa e poi si fa una prova di certificazione. Per esempio, questo è un esempio pratico. Una volta generata, costruito nel software la cabina MTBT e corredata di tutti i suoi accessori, la cabina viene alimentata e si identifica qual è lo spazio che viene, come dire, occupato da questa radiazione che supera il livello di legge, in questo caso i 3 microtesla. La linea rossa identifica appunto la DPA. Evidentemente l'induzione magnetica è una grandezza tridimensionale, non è bidimensionale, quindi non solo sul piano ma anche sullo spazio. Quindi sia la parte superiore che la parte inferiore della cabina MTBT, diciamo della sorgente, irradiano induzione magnetica. Attraverso l'applicazione nelle varie superfici, e quindi l'intradosso piuttosto che il solaio, piuttosto le pareti, come in questo caso, si ottiene che cosa? La trasformazione dell'induzione magnetica in energia termica. Non è che le pareti, una volta assoggettate a schermatura, aumenterà la temperatura, è il principio fisico nel quale viene trasformata questa sorta di energia. Questa è una parete tipicamente rivestita con G-Iron, dove co come dire, vengono poi alloggiati nella sua prossimità le macchine elettriche, trasformatori, quadri di media e quadri di bassa. Evidentemente, una volta impostato una volta, diciamo, installato il sistema schermante e messo in esercizio la cabina MTBT, si procede ad un collaudo.
un collaudo estremamente accurato fatto dai nostri tecnici e sulla base del quale viene rilasciato appunto un certificato di collaudo dove si attesta il rispetto della legge nei confronti della cabina, valutandola alla massima potenza che può erogare. Ecco, io ho concluso con questa foto di Piazza Grande, qui di Arezzo, che è forse la piazza più bella che abbiamo in città. Fabio, credo che la conosca molto bene. E non so se ci sono domande in tal senso o qualche richiesta di approfondimento, sono a vostra disposizione. Grazie, grazie mille Andrea, è veramente interessante. Io rimanderei eventualmente approfondimenti e domande al sito che è g-iron, nel quale potete trovare molte soluzioni, molte immagini anche molto interessanti, perché si parla anche di resistenza al fuoco, quindi protezioni dai campi elettromagnetici, ma anche protezioni al fuoco. Io passerei, grazie tra l'altro Andrea di essere rimasto nei tempi come gli altri relatori, ma passerei a questo punto a Bruno Arosio, che vedo collegato, di A&A Corporate Finance Strategies, invece che A&A, come si dice in italiano, io ho visto che si parla tutto in inglese, quindi penso che si dica A&A, ma lascerei a lui eventualmente la specifica di questo, e penso che ci parlerà appunto delle possibilità di avere questi finanziamenti per il 110 e per il credito d'imposta. Bruno Arosio, collegato, lascio la parola, prego, e ricordo sempre di restare nei tempi di 10-12 minuti, grazie. Vedo che tra l'altro si sta collegando, forse manca il microfono per il collegamento. Eccomi qua. Eccomi. Adesso il microfono è partito, penso che ci Allora, sia la innanzitutto connessione. Eccoci qua, prego. ringrazio innanzitutto per l'invito. Occuperò meno di 10 minuti perché pensavo di essere stato invitato per una realtà industriale in cui abbiamo fatto un investimento e che è comunque collegata con il nostro ingegner Ferretto. Parlo un attimo allora di Endei, è una società che fa merger and acquisition, non particolarmente sul 110, ma in generale per lo sviluppo di nuovi progetti particolarmente interessanti e in particolare rivolti all'ecosostenibilità. Lavoriamo con grandi banche e con un po' con tutto il mondo istituzionale e sempre di più sentiamo e viviamo che l'epoca post-Covid ha creato e sta creando una società con un'idea più ampia di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che richiede strumenti nuovi. Quindi questi strumenti nuovi che sono in parte quelli che abbiamo visto anche attraverso i precedenti relatori, portano a sviluppare una rete di relazioni che hanno come scopo quello di creare un equilibrio diverso tra l'uomo e l'ambiente. Uno di questi investimenti, abbiamo progetti nel green, legati anche alla ricarica delle auto, elettriche, per la parte tecnologica, industriale tecnologica di questi progetti, nello specifico, abbiamo una società che è la Laboratorio Elettrofisico, che sviluppa. Che si occupa di macchinari per magnetizzare i magneti in linea e che ha clienti particolarmente importanti come la Apple, come il mondo dell'automotive. Il motore della Porsche Taycan è stato fatto in partnership con Magneti Marelli, con i nostri macchinari. E abbiamo lo studio. Tra i vari progetti, anche progetti che riguardino la ricarica delle auto elettriche con modalità Wi-Fi. Siamo ancora in fase di studio e di progettazione, però riteniamo che questo sia un settore particolarmente interessante, per vari motivi, perché non possiamo pensare che,
con le ricariche veloci che arrivano a potenza, voltaggi di 800 watt e 400 ampere, possa pensare che le donne incinte, donne con bambini, eccetera, eccetera, maneggino questa tecnologia. In più pensiamo al mondo che si evolve, quindi alle auto autonome con guida autonoma. Non è pensabile che l'auto con la guida autonoma richieda un intervento manuale per le ricariche. Abbiamo parlato di questo anche con Apple, ne abbiamo parlato con Porsche, ne abbiamo parlato con grossi operatori internazionali, sono tutti molto interessanti. Per approfondire un po' queste tematiche lascio la parola all'ingegner Ferretto, che entrerà un po' più nel dettaglio nella tecnologia. Grazie, grazie dottor Rosio. Sì, volevo introdurre un attimo Ferretto, volevo ringraziare anche Bruno Arosio per la presentazione. Volevo appunto dire che Marcello Ferretto fa parte del laboratorio elettrofisico di engineering e quindi volevo introdurlo un attimo, quindi prego, prego Marcello, che l'ho già visto collegato, avete già fatto il passaggio di consegne tra certo. voi. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, io parlerò un po' di laboratorio elettrofisico, quindi della, di questa azienda presente a, con il quartier generale a Nerviano, vicino a Milano, che è leader mondiale nel, nello sviluppo, nella progettazione e nella produzione di sistemi di magnetizzazione e di misura magnetica. Cosa facciamo? Quindi facciamo sistemi ovviamente pronti per l'industria 4.0, quindi che tipicamente vengono interfacciati con linee di produzione, e facciamo sistemi di caratterizzazione magnetica. Ritengo che sia un tema molto importante quello della caratterizzazione magnetica, in quanto è strettamente legato all'efficienza energetica dei motori e quindi alla, alla sostenibilità e alla produzione di sistemi innovativi per il futuro. Qualche parola sulla storia dell'azienda. È una storia che nasce nel 1959 con la fondazione dell'azienda a Nerviano. I punti principali credo che si possano riassumere nel 2007 con l'acquisizione di un competitor presente e attivo negli Stati Uniti, Walker LDJ Scientific. L'abbiamo acquisito, quindi portando all'interno della nostra azienda molte tecnologie relative alla parte di caratterizzazione, quindi abbiamo incrementato il nostro portfolio di sistemi di misura, e dopodiché, come si vede, c'è stata l'espansione in California grazie alla partnership, crediamo sia una partnership con Apple, e alla presenza in Cina, ovviamente un mercato emergente molto importante. Mi piace molto questa slide, soprattutto la prima, il primo punto, perché ci scelgono i clienti, perché per noi, noi diciamo, non diciamo mai che una cosa è impossibile. Abbiamo un approccio completamente diverso rispetto ai nostri competitor, che sono tutti tedeschi, quindi noi ci sentiamo molto italiani in questo, sia nella bellezza e nel design dei dispositivi che facciamo che nell'approccio, quindi non diciamo mai di no, valutiamo tutte le sfide e le richieste che otteniamo dai nostri clienti. Alcune sono molto difficili, alcune in alcuni casi non si riesce a raggiungere quello che vogliono, ma si, comunque si raggiungono dei risultati, e pensiamo che sia un valore fondamentale per noi. E ovviamente la ricerca e sviluppo, quindi lavoriamo molto sulla, sulla parte vitale per noi di ricerca e sviluppo di nuovi dispositivi. La nostra leadership, come siamo strutturati, quindi quartier generale a Nerviano, abbiamo due sedi in Cina, a Shanghai e Chengdu, due sedi negli Stati Uniti e uffici commerciali e collaborazioni con aziende in Russia, Francia, India, anche Corea del Sud. Industrie. Noi siamo presenti su tutte le industrie, questo perché ovunque ci sia un'applicazione magnetica è richiesto un sistema di magnetizzazione che la magnetizzi o che la controlli, che controlli la sua qualità dal punto di vista delle performance magnetiche. Quindi noi
Ovviamente siamo presenti, molto presenti nell'automotive, ma abbiamo applicazioni nell'industria degli orologi, per esempio serviamo il gruppo Swatch, nella parte di pompe, del settore del bianco, generatori eolici, generatori in generale elettrici e tutte le applicazioni di motori elettrici. Questa è solo una parte dei nostri clienti del gruppo automotive, quindi si possono vedere car maker, PSA che ormai è Stellantis, o fornitori, quindi Valeo, colossi della fornitura di questi car maker, Magneti Marelli che abbiamo nominato prima, Honeywell, Nidec e così via. Non solo, però, come dicevo, in questa slide spicca la ESA. Noi abbiamo fornito l'Agenzia Spaziale Europea con dei sistemi di misura magnetica. L'Istituto Nazionale di Metrologia, INRIM, italiano, utilizza per definire alcuni standard le nostre macchine. ETH di Zurigo, Schneider, Siemens e il gruppo Swatch, come dicevo. Quindi siamo presenti un po' ovunque. Qui ci sono delle press release che ha fatto Apple sul loro sito, del quale siamo molto orgogliosi, quindi dove ci indicano come partner per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni magnetiche, e una breve rassegna di giornali italiani che hanno parlato della nostra azienda. Come lavoriamo? Procediamo con dei calcoli agli elementi finiti per definire le performance magnetiche degli impianti, facciamo il design custom tutte le volte di tutti gli impianti e dopodiché li testiamo e li proviamo con i clienti. Queste sono applicazioni tipiche della nostra azienda, quindi noi produciamo questo tipo di sistemi che attualmente vengono molto richiesti con lo sviluppo del powertrain e quindi della trazione elettrica delle auto. Quindi tutte queste macchine sono installate presso grossi player europei e mondiali per la produzione di motori elettrici in applicazioni automotive. Qui mi soffermo molto brevemente, ma c'è la parte di caratterizzazione, come dicevo, è fondamentale. Quindi misurare le performance dei motori elettrici per incrementarne l'efficienza è un ruolo chiave per lo sviluppo dei motori elettrici del futuro e quindi della sostenibilità e delle nuove applicazioni magnetiche. Quindi noi stiamo investendo molto in questo sviluppo e riteniamo che sia fondamentale. Servizi che offriamo ovviamente sviluppo, produzione, servizi di laboratorio, training, molto richiesti ultimamente in quanto la conoscenza magnetica è molto poca, diciamo, al momento. E questo è un breve riassunto delle nostre sedi, quindi il quartier generale in Italia, vicino a Milano, a Nerviano, le nostre sedi negli Stati Uniti e la nostra sede in Cina. Mi fermo qui, scusate se ho sforato, e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie di essere intervenuto, non ho assolutamente sforato, perché siamo fortemente nei tempi. E grazie. Grazie Marcello Ferretto, anche qui. Per chi è interessato è possibile andare a vedere il sito anche molto interessante, si chiama laboratorio.elettrofisico.com. Adesso me lo confermi Marcello, e quindi esatto, è il nostro sito, esatto. È il vostro sito, su quello trovate molte informazioni anche ulteriori rispetto a quello che è stato detto. A questo punto io passerei a Paolo De Natale, che so che è collegato, forse dovrebbe avviare microfono e video. Buongiorno a tutti. Manca ancora un attimo l'audio, un attimo di pazienza Paolo, perché bisogna commutare l'audio. E del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ho lavorato anch'io per il CNR quando avevo qualche anno in meno, e su questo credo che ci sia anche un filmato interessante. Quindi adesso lascio la parola a Paolo, prego, la presentazione. Allora, faccio partire subito la condivisione. Allora, ed inizio questo breve racconto di una storia che potrebbe essere molto importante per tutti noi, perché parla del carbone, il mattone essenziale della vita, come sappiamo, ma è anche il costituente, diciamo, dei principali gas serra, quindi anidride carbonica e metano contengono carbonio. In particolare, dei vari tipi di carbonio ce n'è uno, il carbonio 14, che è estremamente raro, però come vedremo è estremamente importante, molto noto diciamo per un certo tipo di pubblico per le datazioni archeologiche. Questo è un
è un fumetto di Topolino che esemplifica molto, diciamo, la funzione di orologio biologico alla fine del carbonio, perché tutti noi conteniamo una piccolissima quantità di carbonio 14, tutti gli esseri viventi, piante, animali, eccetera, in equilibrio con la biosfera, e poi quando gli esseri viventi smettono di vivere cominciano a ridurre la loro parte di carbonio 14 semplicemente perché è radioattivo. Quindi per studiare il carbonio 14 nella CO2, quindi nell'anidride carbonica, che è una molecola interessantissima, citavo prima l'effetto come gas serra, abbiamo creato uno spin-off di risonanza nanoottica del CNR alcuni anni fa. Qui vedete una slide che riassume un po' la situazione. E la nostra mission è stata quella di reinventare il modo di misurare la CO2 con carbonio 14, perché, come vedremo tra un attimo, esiste un'unica maniera per misurarlo con grandissima sensibilità, data la quantità estremamente piccola di questo atomo nella biosfera. E qui vedete anche perché parliamo di biosfera, perché di fatto, diciamo, sono tre tipi di carbonio, quindi il meno abbondante di tutti, come dicevo, è il carbonio 14, ce n'è un atomo ogni 1.000 miliardi del carbonio più abbondante, ma quest'atomo ogni 1.000 miliardi si può trovare soltanto nella biosfera, quindi se uno va ad analizzare reperti molto antichi, tipo quelli egiziani, ne troverà circa un 50% dell'attuale abbondanza naturale e ne trova assolutamente zero nei combustibili fossili. Quindi teniamo a mente questo aspetto perché è fondamentale. Quindi diciamo, nel mondo della vita, nella biosfera, ce n'è pochissimo, ma c'è una quantità ben definita. In tutto ciò che è troppo antico, come i fossili, quindi esseri viventi che erano viventi milioni o decine di milioni di anni fa, non c'è nulla. E questo è l'elemento fondamentale per discriminare materiale biologico da materiale fossile. Quindi avrete già capito come finirà questa storia sostanzialmente, però continuo a raccontarvela in termini spero semplici. Quindi è un po' come cercare un ago in un pagliaio, andare a trovare gli atomi di carbonio 14, perché come dicevo ogni 1.000 miliardi di carbonio ce n'è soltanto uno di carbonio 14, e quindi il macchinario standard per misurarlo è quello che si chiama acceleratore per spettrometria di massa, quindi una macchina molto grande, molto costosa, anche molto complessa da un punto di vista tecnologico per tutte le caratteristiche di alto vuoto, di altissime tensioni, di grandi quantità di energia. Abbiamo compresso con una tecnologia radicalmente innovativa legata al laser, come farò vedere tra un attimo, e quindi con un oggetto assolutamente trasportabile. Qui vedete in scala reale, diciamo, rispetto ad una persona, lo strumento che abbiamo sviluppato, che è basato poi su laser di ultima generazione, laser a cascata quantica, che sono sostanzialmente dei laser talmente piccoli che stanno sui polpastrelli delle dita, sostanzialmente. E poi c'è chiaramente tutta l'elettronica di controllo che sviluppiamo noi in maniera quasi completamente autonoma, in particolare quella dei laser. E poi c'è la zona di interazione con il gas, cioè dove la luce incontra questo tipo di carbonio, e questo è il cuore un po' della strumentazione, che raggiunge delle sensibilità che, come vedremo alla fine, poi nessun né laboratorio né azienda al mondo riesce a raggiungere ad oggi. Questa è la macchina, e c'è stato un grandissimo sforzo in questi anni, dalla nascita dell'azienda, di questo spin-off, nell'ingegnerizzare tutte le parti, ridisegnarle completamente per portare fuori dal laboratorio. Quindi è nata come ricerca di superfrontiera su scala internazionale, è diventata nel giro di pochi anni una tecnologia commerciale. E quindi diciamo, sono stati curati tutti gli aspetti sia del controllo elettronico di tutto questo apparato, sia della parte meccanica e soprattutto della parte termica, perché c'è anche una parte che viene raffreddata con dei criocooler meccanici sostanzialmente. Sono stati fatti test di ogni tipo su tempi anche molto lunghi per verificare, come dire, la durata e la resistenza di tutte le singole parti di questo apparato, e quindi il risultato è che adesso
siamo in grado con questo sistema di fare misure su solidi, liquidi e gas, sostanzialmente bruciandoli, perché come sapete l'anidride carbonica viene prodotta molto semplicemente dalla combustione, quindi dalla combustione di plastiche, legni, tessuti, come vedremo, o di carburanti. Ora, una delle cose più interessanti che stiamo facendo è la certificazione dei biofuel. È un grandissimo tema per l'ambiente di questi tempi, ma anche gas ovviamente possono essere direttamente analizzati. Qui vedete un riassunto della situazione, delle possibili applicazioni. Quindi i biocarburanti è un tema di grandissima rilevanza e una macchina ora verrà consegnata al laboratorio di metrologia svedese proprio per studiare biocarburanti e certificarli e per certificare anche le bioplastiche, i biomateriali più in generale. Ci sono grandi multinazionali come la Neste è la multinazionale più grande per la produzione di biofuel al mondo, che ci ha contattati da subito. Abbiamo anche lavorato già con loro e probabilmente faranno qualche investimento su questo tipo di macchinari per avere una certificazione online nei loro stabilimenti. C'è poi l'agenzia delle dogane che, come dire, è interessata per tanti motivi alla certificazione di tutto quello che entra e esce dalle frontiere italiane, quindi sono grandi quantità di sostanze che vanno in qualche modo certificate. Questo tipo di apparecchiatura può dare un immediato riscontro tra tutto ciò che è bio e tutto ciò che invece è di origine fossile. C'è poi tutto un tema interessantissimo che abbiamo sviluppato con quello che è un po' il Ministero dell'Energia Atomica Europeo, il Joint Research Center di Karlsruhe in Germania, per andare a ridurre drasticamente i costi dello smantellamento delle centrali nucleari vecchie, che ormai sono tantissime e che nessuno smantella perché i costi sono troppo alti. Quindi da un'analisi invece della radioattività, in particolare dei prodotti di questa radioattività, e per esempio nel nostro caso di nuovo misuriamo CO2 con carbonio 14, si può drasticamente ridurre questi costi. Poi c'è un grandissimo tema che vedremo alla fine, che è il monitoraggio diretto della CO2 in atmosfera per capire cosa in atmosfera è di origine, cosa invece, come dire, è la quantità di origine biologica in equilibrio nella biosfera. C'è poi ancora tutto un mondo da scoprire sul carbonio 14. Una applicazione fondamentale è quella della marcatura dei farmaci, quindi anche degli anticorpi monoclonali che sono diventati adesso famosi per il Covid, ma che in qualche modo vanno studiati nel momento in cui vanno ad attaccarsi a specifici tessuti dei reni, del fegato, eccetera. C'è già una letteratura al riguardo, ma manca una maniera estremamente sensibile per andare a vedere come, anche in quantità piccolissime, questi farmaci agiscono nel nostro corpo. E quindi questo è un altro settore di grande interesse di grandi multinazionali. E questa è la situazione mondiale, diciamo. Noi, intanto, il nostro mercato è soprattutto internazionale, quindi c'è anche, come dire, ci sono anche customer italiani, ma il grosso di quello che vende questo spin-off è in tutto il mondo, soprattutto Stati Uniti, Cina e Giappone in questo momento e anche il resto d'Europa. Questa è la situazione numerica di come siamo posizionati rispetto anche a grandi multinazionali come la Sean Brown Bovary e i laboratori NIST americani, cioè l'Istituto di Metrologia statunitense. Sostanzialmente, come potete vedere già da come scalano le cifre, noi siamo molto più avanti ancora di tutto il resto del mondo. Quindi speriamo di mantenere questo vantaggio e magari di incrementarlo, come stiamo vedendo negli ultimi mesi. E quindi un'applicazione molto interessante è quella al biomedicale, sicuramente, ma un altro settore di grandissimo interesse, abbiamo scoperto essere molto interessato alla distinzione di materiali biologici da quelli fossili, il settore dell'alta moda. E quindi il settore dell'alta moda prevede, ci hanno spiegato gli esperti del settore, che entro pochi anni dovranno dare conto della composizione di prodotti di alta gamma soprattutto, ma poi man mano anche più in generale di prodotti che poi vengono indossati, quindi tessuti, pellami, eccetera,
il grande problema è la distinzione di cosa è plastica e comunque non è biologico, invece di cosa sia lino, cotone, pelle vera, diciamo. Qui vedete un campione che è 100% biologico, quindi 100% bio, è in verde scuro, in verde chiaro, è la nostra certificazione. Quindi in un caso le cose tornano perfettamente, cioè effettivamente il campione corrisponde a quello che deve essere, e qui a destra vedete invece una situazione esattamente all'opposto, cioè un campione totalmente privo di sostanze naturali, biologiche, quindi fatto sostanzialmente di plastiche o derivati del petrolio. E quindi è un potentissimo strumento per discriminare e certificare queste cose qui. L'ultima cosa che voglio mostrarvi è la situazione, e forse anche la cosa più affascinante per cui può essere utilizzato, e per il mondo, come dire, dell'ecologia, credo che possa essere, come dire, un fattore di grandissima rilevanza per il prossimo futuro, cioè la diretta misura in atmosfera di chi è responsabile del cambiamento climatico. Sappiamo che il cambiamento climatico ormai è per fortuna una questione scientificamente assodata, deriva dall'utilizzo massiccio e sempre crescente di combustibili fossili, quindi diciamo che dalla combustione producono CO2 e di fatto vanno ad alterare l'equilibrio dell'anidride carbonica nell'atmosfera, immettendone grandi quantità, e quindi utilizzando quelli che erano esseri viventi di milioni o decine di milioni di anni fa, che sono diventati poi petrolio, metano o carbone. Allora, per fare una mappatura di quale sia la situazione, la qualità dell'aria, non dal punto di vista dell'inquinamento comunemente inteso, ma dal punto di vista di quelli che sono i fattori che poi originano il cambiamento climatico, e quindi andare a vedere la quantità di anidride carbonica con carbonio 14 rispetto a tutto il resto dell'anidride carbonica, che è la gran parte, è uno strumento potentissimo che tra l'altro è stato per la prima volta proposto al mondo da un grande personaggio che è Steve Chu, che è mio collega fisico, premio Nobel per altre questioni nel 2000 per la fisica, e poi divenuto nell'amministrazione Obama per due mandati segretario di Stato per l'energia, il quale sottolineò tra i primissimi che una maniera molto potente di vedere chi utilizza combustibili fossili, dove vengono utilizzati i combustibili fossili, diciamo, è di andare a vedere la qualità dell'aria, diciamo, misurando la quantità di CO2 con carbonio 14 rispetto a tutto il resto. Questa è una mappatura che proprio negli Stati Uniti per la prima volta, pochi mesi fa, è stata pubblicata con tecniche ancora tradizionali, cioè con quei grandi macchinari che vi dicevo, quindi con la richiesta di fare dei campionamenti che poi vanno nei pochi luoghi anche negli Stati Uniti dove ci sono questi grandi macchinari. E noi invece, come dire, vediamo uno scenario futuro totalmente diverso, in cui macchine molto più portatili, molto più economiche, molto più piccole, basate su laser che stanno sulla punta delle dita, possano essere installate in un network internazionale e quindi monitorare e quindi anche di fatto rendere possibile questo grande mercato delle quote di CO2 di cui sentiamo parlare e che in parte sono state attivate, ma in maniera non completa, perché chiaramente nel momento in cui si assegna un valore a queste quote di CO2 deve esserci corrispondentemente una maniera precisa di misurarle. E quindi la maniera precisa di misurarle adesso ce l'abbiamo, quindi è il momento di pensare un po' a come unire la tecnologia con l'ambiente e anche con l'economia per risolvere, diciamo, quello che probabilmente è il nostro più grande problema, che il cambiamento climatico dovremo affrontare nei prossimi anni. Con questo ho finito, vi ringrazio. Grazie Paolo, estremamente interessante, su questo ci serve di parlare per ore. Tra l'altro c'è anche una sorpresa, perché abbiamo in presenza Maurizio Melis del Sole 24 Ore. Facciamo un piccolo intermezzo, che prego Maurizio di venire al microfono, e Maurizio voleva proprio parlarci di questi aspetti. No, ma in realtà mi sente ancora o ci ha lasciato? Sì, ci sono. Fa proprio in trasmissione di questa tecnologia, che è, come sappiamo, molto importante, perché in questo momento problemi di sofisticazione ce ne sono parecchi, probabilmente ce ne saranno anche di più in futuro. Mi è sembrato molto interessante anche quest'ultima slide,
quest'ultima, diciamo, possibilità che si è aperta di monitorare le, diciamo, gli stati e anche le singole industrie che emettono. Tra l'altro, adesso qui ho scoperto che c'è una versione ancora più sofisticata di quella che conoscevo, che, di cui abbiamo parlato anche qui in trasmissione poco tempo fa. È un progetto, in questo caso dell'ESA, quindi dell'Agenzia Spaziale Europea, che dovrebbe consentire non di distinguere addirittura il carbonio 14 dal carbonio, diciamo, il carbonio 12, quindi il carbonio, diciamo, normale. Non consentirà questo, ma consentirà però di fotografare le emissioni di CO2 di ogni tipo, diciamo, dallo spazio. Questo è un altro tema, ce lo ricordavo, importantissimo, perché ci consentirà di verificare se gli impegni vengono poi rispettati, non solo dai paesi, ma anche dalle singole grandi industrie. Su grandi impianti si riesce a fare dallo spazio questo lavoro, e comunque sono strumenti nuovi. Ecco, io l'unica cosa che volevo dire è questa. Una cosa che mi colpisce negli ultimi anni, si vede molto chiaramente che tutta una serie di problemi stanno trovando soluzioni una dopo l'altra. Stanno arrivando anche molte soluzioni inattese. Per esempio nel campo dell'accumulo dell'energia, no? Stanno venendo fuori, per esempio, anche delle alternative sia a tutti i metodi di cui abbiamo parlato per anni, dicendo che non c'erano alternative. Cioè, e questo, posso... io lo so che devo guardare in telecamera. No, Maurizio, se posso introdurmi su questo, veramente fantastico. Guarda, se posso introdurmi su questo, ti posso dire che io non sono ancora riuscito a completare un testo che volevo scrivere, dove dicendo che i tecnici sono degli frustrati. Per il semplice problema che i problemi tecnici si risolvono. I problemi non sono mai tecnici, sono psicologici, politici, sindacali, economici, ma il problema tecnico si risolve. Dobbiamo fare la mobilità elettrica. Le auto elettriche sono nate perché c'è stato un pazzo come Elon Musk che si è lanciato e dietro ci sono nati tutti. Adesso il problema si risolve politicamente perché l'Europa ha detto che dal 2035... Certo, basta auto, certo. Quindi il problema non è mai tecnico, hai perfettamente ragione tu, le cause, ma i motivi comunque sono sempre qualche diversi. Diciamo così, qualche dubbio negli anni uno viene, cioè ci troviamo di fronte a una trasformazione epocale che dobbiamo fare in pochi decenni dopo aver costruito un sistema energetico in secoli, o almeno in un secolo e mezzo. Ma la cosa veramente sorprendente è che appena si capisce che si fa sul serio, partono e si mettono in moto delle energie insospettabili e cominciano a fioccare soluzioni a problemi che sembravano impossibili. Semplicemente eravamo abituati in un altro modo, davamo per scontato. Ecco, questo fatto potevamo esserci sbagliati sul fatto che fosse una trasformazione possibile. Invece oggi stiamo vedendo che addirittura conviene. Ecco, questo. I metodi per fare le soluzioni sono quattro fondamentalmente, il bastone e la carota sono due fondamentali, la legge sul fumo è il bastone e l'incentivo per il conto energia è la carota, così come il 110, quindi ci guadagni oppure non puoi farlo. Gli altri due metodi sono l'educazione a farlo, ma anche poi le infrastrutture per farlo, perché se tu educhi i bambini a fare la raccolta differenziata e dopo non trovano i bidoni. E poi non trovano i bidoni. Non ce la fai. Quindi queste quattro cose, bastone, carota, struttura, educazione. E l'educazione è la Io cosa posso più aggiungere. Te lo dico perché insegno all'università. Posso aggiungere anche un altro elemento. La mentalità è molto, molto difficile. Il cambiamento è fantastico quando riguarda gli altri, come si suol dire. Assolutamente. Grazie. Posso, tra l'altro, so che stasera se mi sentite uno spettacolo che sì, questa sera il titolo è una strofetta della canzone di Celentano e non lascia con l'erba. L'erba penso come prato, non l'erba quell'altra, poi ognuno non viene, come cannone. Uno vuole, diciamo che ognuno poi, come dire, interpreterà come gli pare, ecco. Però detto, però diciamo che la frase di Celentano sicuramente era riferita al prato. Che è uno spettacolo misto con la musica, ma tu canti. Sì, anche. Sì. Ah. Raccontiamo la storia, diciamo, i capostipiti della contestazione ecologica, che a partire dall'Ottocento, spesso si dimentica, ma c'è stata una parte importante c'è stata una prima ondata ambientalista nell'Ottocento, poi una seconda a partire dagli anni 60, diciamo, del Novecento. Noi raccontiamo quelli che sono stati i personaggi che sono stati, come dire, capaci di dar voce a un pezzo della cultura di quella che oggi è la cultura ambientalista, e lo facciamo alternandolo con delle canzoni che trattano esattamente gli stessi temi, perché tantissima musica è stata scritta su questi argomenti. Perfetto, grazie, perché tu sei una di queste persone che dà voce a queste cose con Radio 24, e quindi grazie anche per tutto quello che fai nel diffondere, nel a voi per questa iniziativa che insomma, ho già visto altre volte.
Grazie, grazie ancora. Arriviamo all'ultimo intervento. Io siamo posso... perfetti anche come tempi e lasciamo la parola adesso a Gianluigi Bruni d'Endeavor. Spero di dirlo bene perché abbiamo provato 7-8 volte a dire il nome corretto. Io continuavo a dire in inglese invece. Il video della macchina, Fabio, forse non si è sentito il tuo intervento, ma Fabio mi ha ricordato il video della macchina. Il video della macchina lo mandiamo in coda, perché così rispettiamo i tempi e nel passaggio poi lo mandiamo, che è quello che riguarda le automobili. Io adesso appunto lascerei la parola a Gianluigi perché ci presenta una soluzione estremamente interessante che riguarda la gassificazione, ma non in maniera tradizionale, la gassificazione fatta con le microonde. E quindi questo permette di ridurre i depositi carboniosi, di avere meno problemi di filtraggio. C'è anche un sistema di filtraggio di cui ci parlerà, estremamente interessante, molto, molto naturale, che poi si può anche recuperare. Prego. Buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito, per la possibilità di presentare la nostra tecnologia. Ok. Sì, partiamo adesso con le slide, è una questione della regia che deve commutare un attimo e quindi adesso arrivano. Come si dice in questi casi, è il bello della diretta, siamo in diretta su tutti i vari canali, eccetera. Le fa partire, sono partite dall'altro PC, abbiamo una tecnologia qui che è impressionante perché abbiamo soltanto qui al banco 4 PC per 3 relatori e abbiamo la parte, eccola qua, ce l'abbiamo fatta, prego. Andrei alla seconda, ok. Il nostro impianto permette di trasformare biomasse, scarti, rifiuti in energia elettrica ed energia termica e si basa sulla tecnologia della gassificazione, ovvero portiamo la biomassa ad alta temperatura in carenza di ossigeno. Noi abbiamo modificato questo processo introducendo una sorgente di microonde. Appunto, grazie al nostro impianto trasformiamo queste biomasse in syngas, che è una miscela di idrogeno, monossido di carbonio, una parte di metano e biochar, che è una frazione solida. Il syngas a questo punto viene mandato a un cogeneratore e produce energia elettrica ed energia termica. Abbiamo fondato Endeavour nel 2014, abbiamo via via ingegnerizzato il nostro impianto a partire da un prototipo e attualmente siamo una PMI innovativa. Siamo stati ospitati per un anno all'interno di un incubatore d'azienda Neurale Hub, che è ancora nostro socio, e da settembre abbiamo una nuova sede in provincia di Pavia, vicino a Broni, presso la quale abbiamo installato l'impianto che vedete riportato in foto e che utilizziamo per effettuare i nostri test. Il nostro processo è brevettato e permette di utilizzare, consiste nell'utilizzo di una sorgente di microonde per aumentare la temperatura del letto di gassificazione e portarla a un valore di 1400 gradi. Questo permette di minimizzare la quantità di catrami all'interno del syngas e arrivare a un livello di 5 mg su metro cubo contro una media di 80-100 di altre soluzioni presenti in commercio. Una quantità di catrami così bassa permette di utilizzare impianti di filtraggio molto, molto semplici e molto economici. I nostri filtri sono composti fondamentalmente dalla stessa biomassa e da olio di semi, che hanno il vantaggio di poter essere rigassificati una volta esausti. Permette di utilizzare e di prolungare la vita utile dei motori e permette appunto anche di minimizzare i costi di manutenzione. Per arrivare a questo risultato abbiamo attivato due collaborazioni con l'Università di Pavia, con la Facoltà di Ingegneria, il Laboratorio di Microonde e con la Facoltà di Chimica, il Laboratorio di Chimica delle Radiazioni. Quest'anno siamo stati inseriti nel report dell'IEA, che ha inserito appunto la nostra tecnologia tra le 10 tecnologie più innovative a livello mondiale per quanto riguarda la gassificazione. Questo è un render dell'impianto che abbiamo reingegnerizzato e che proponiamo e permette di convertire circa
120 kg di biomassa all'ora in 120 kW elettrici e 200 kW termici. Il primo punto di forza dell'impianto è appunto quello di gasificare ad alta temperatura, quindi di minimizzare il contenuto di catrami nel gas. Il secondo punto di forza dell'impianto è quello di essere alimentato con una varietà molto, molto elevata di biomasse. Okay. Questo è appunto sempre il render che va a evidenziare le varie componenti dell'impianto. L'impianto comunque è molto, ha delle dimensioni molto contenute, richiede circa 40 metri quadrati, più un'area esterna di 12 metri quadrati per il cogeneratore, e anche dal punto di vista energetico ha una grande efficienza, perché l'autoconsumo a fronte di una produzione di 120 kW elettrici è di circa 13 kW. L'impianto viene monitorato da remoto e dal punto di vista economico questi sono i valori, i rendimenti. Quindi in funzione di un funzionamento di 7.900 ore l'anno e con costi di manutenzione che arrivano a 25.000 euro l'anno, nei quali abbiamo inserito anche i costi per la sostituzione del motore ogni 4 anni, vediamo che l'impianto va a ripagarsi in funzione della biomassa a disposizione da 18-20 mesi fino a 60 mesi, in funzione appunto del fatto di avere biomassa gratis, biomassa acquistata oppure biomassa per la quale è necessario affrontare i costi di smaltimento. Questo è un elenco delle biomasse e dei rifiuti che abbiamo attualmente testato, quindi si va dall'olla di riso alla paglia, al trinciato di mais, ma soprattutto agli scarti della digestione anaerobica e i rifiuti del processo di depurazione delle acque. Un sottoprodotto della gasificazione è una frazione solida denominata biochar, che è composta al 98% di carbonio. Il biochar attualmente vede un forte utilizzo in agricoltura come ammendante, in ambito industriale come filtro e per fissare ammoniaca. È molto interessante come ammendante perché permette di stoccare carbonio all'interno del terreno per periodi lunghissimi, assorbe acqua e la cede al terreno molto lentamente e va a modificare anche le caratteristiche meccaniche del terreno dal momento che non ne permette la compressione e l'impaccamento. Il valore fondamentale, il parametro fondamentale che va monitorato per l'utilizzo del biochar in agricoltura è la quantità di IPA presente appunto nel biochar. Alle temperature che noi raggiungiamo, il valore di IPA misurati sono sempre stati sotto il livello di rilevabilità degli strumenti di misura. Attualmente sul mercato il biochar viene valorizzato dai 200 ai 500 euro tonnellata. Questi sono i nostri mercati target, quindi aziende alimentari, aziende farmaceutiche che hanno appunto scarti di produzione, biodigestori e impianti di produzione di biogas che hanno a disposizione il residuo solido della digestione anaerobica, che fondamentalmente è composto da lignina, che è ricchissima di carbonio, quindi perfetta per essere utilizzata all'interno del nostro reattore. I depuratori delle acque reflue, che producono fanghi di depurazione che hanno un costo di smaltimento estremamente elevato, e le comunità off-grid, quindi che non hanno un accesso diretto alla rete, che attraverso appunto l'utilizzo di questo impianto potrebbero appunto avere energia elettrica. Questi sono gli obiettivi delle Nazioni Unite che riusciamo a soddisfare attraverso il nostro impianto, quindi l'accesso universale all'energia elettrica,
l'upgrade delle infrastrutture e la la sostenibilità della produzione di energia. Il prossimo passo che vorremmo fare è quello di associare all'impianto, al reattore, un sistema di estrazione dell'idrogeno, quindi sostituire il cogeneratore con un PSA in modo da produrre idrogeno verde, quindi non produrre energia elettrica, ma utilizzare il gas per strippare idrogeno. Questa è l'ultima slide ed è l'ubicazione fisica del nostro impianto in provincia di Pavia. Grazie. Grazie Luigi, a Gianluigi di questa presentazione. Penso che sia estremamente interessante, perché uno dei problemi della gasificazione sono proprio i depositi carboniosi, quindi quelli che danno problemi poi nell'utilizzo delle macchine. Questo si è cercato di risolverlo magari con delle turbine, ma voi utilizzate un motore endotermico. Utilizziamo un motore endotermico perché il valore, la quantità di catrame residui nel gas è estremamente ridotta, nel senso che il produttore di motori... Credo che da 16 nasce una spin-off del CNR, proprio per... di catrame all'interno del gas, il nostro gas è sempre rimasto... Credo che da 16 nasce... rispetto alle richieste del motorista, pur utilizzando un sistema di filtraggio estremamente semplice. Quindi il nostro filtraggio è composto da due gorgogliatori che utilizzano la biomassa stessa e appunto l'olio di semi. Perché questo è uno dei problemi che si è verificato in passato, nel senso che moltissimi facevano syngas. Esatto. Dopo il problema di utilizzarlo era tutta un'altra questione, perché con i depositi carboniosi eccetera. Sì, la gasificazione tradizionale avviene a circa 800-900 gradi e a quelle temperature la sensibilità è estremamente elevata. Perfetto, ringrazio. Grazie. Adesso lasciamo per ultimo... Nel 2016 nasce una... che adesso manderemo in onda relativamente all'intervento di prima di Paolo De Natale dell'Istituto Nazionale di Ottica, così vi lascia. E questo lo mandiamo in onda appena adesso la regia ci permette. Nel frattempo io volevo ringraziare, perché poi alla fine del filmato chiuderemo la sessione. Vi ricordo che alle 11:30 c'è un'altra sessione che riguarda il nuovo umanesimo per un pianeta rinnovabile. Io volevo di nuovo ringraziare chi è intervenuto: Nicola Fruet, che è presidente di Neogi, Andrea Zanotti di Zanotti Energy Group, Marco Alvelli di G-Iron, Bruno Arosio di A&A Corporate Finance Strategy, Marcello Ferretto del Laboratorio Elettrofisico di Engineering, Paolo De Natale appunto dell'Istituto Nazionale di Ottica, di cui adesso vedremo il filmato, e Gianluigi Bruni di NW. Lascerei appunto alla regia la possibilità di mandare il filmato. Un caro saluto. Nel 2016 nasce una spin-off del CNR, proprio per portare sul mercato una tecnologia. Quindi ora sono passati 5 anni e quindi diciamo, da questo punto in poi questa società spin-off diventerà una società a tutti gli effetti, che cercherà anche partnership, speriamo anche industriali di un certo livello, e per risolvere quali tipi di problemi. Questo è l'aspetto importante. Allora, la cosa fondamentale è che noi siamo partiti dallo studio diciamo delle cose più difficili da vedere da un punto di vista di analisi, quindi il carbonio 14, una delle cose meno abbondanti che si possano andare a cercare. Perché? Perché il carbonio 14 è presente un atomo ogni 1.000 miliardi del carbonio, quello che siamo abituati a conoscere in tutta la materia organica, il carbonio 12 sostanzialmente. Allora, essendo difficilissimo, solo grandi macchinari potevano fare questo tipo di analisi del carbonio 14, che è famoso anche quella, la tecnica della radiodatazione, quindi reperti archeologici di cui si va a stabilire l'età. Nel settore ambientale abbiamo scoperto che ci sono molte applicazioni. Perché? Perché di fatto il carbonio 14 è la maniera in cui si può discriminare la materia di origine biologica, quindi equilibrio con la nostra biosfera, e dalla materia fossile, che era in equilibrio con la biosfera una decina o comunque milioni di anni fa. E quindi diciamo, il carbonio 14 nel mondo
vivente sostanzialmente della biosfera è presente seppur in concentrazioni piccolissime e è assolutamente assente in tutti i materiali fossili, quindi petrolio, quindi metano, quindi carbone, che hanno età talmente grandi che non sono più parte della biosfera, non sono più in equilibrio con il mondo della vita, ma di fatto sono per l'appunto combustibili fossili. Allora, riconoscere la quota bio rispetto al fossile è un elemento cruciale adesso. Perché è un elemento cruciale? Perché ci permette di certificare ad esempio il biocarburante qual è la parte effettivamente biologica, quindi che deriva da materiali della biosfera rispetto alla quota di derivati del petrolio sostanzialmente. E questo diciamo è generalizzabile a tante altre oggetti di uso comune, quasi tutti. Pensiamo ai bioplastici, pensiamo ai sacchetti del supermercato, per cui c'è sempre il dibattito di quale sia effettivamente la quota biologica diciamo, rispetto a quella del derivato del petrolio, ed è necessario avere una maniera per certificare e anche certificare in maniera semplice, perché come dicevamo prima anche per la datazione esistono grandi installazioni che sono gli acceleratori di detezione delle massa, che sono gli unici oggetti fino ad oggi, erano gli unici oggetti in grado di fare queste misure, ma sono pochissimi nel mondo, quindi non è pensabile di poter certificare e analizzare una grande quantità di oggetti e di prodotti, quindi dai biocarburanti al mondo dell'alta moda ad esempio. Anche lì c'è un'esigenza crescente di avere la certezza, capire quanta plastica, quanti derivati del petrolio ci siano nei tessuti che indossiamo, eccetera, rispetto alla quota di beni veri, di materiali di origine biologica, quindi di seta, di cotone, di lana, che derivano dalla biosfera. Quindi si distinguono molto bene con questa tecnica laser che appunto è stata messa a punto e che noi speriamo possa risolvere tutta una serie di problematiche molto vasta che diciamo un mondo che per fortuna si sta spostando sempre più e noi siamo saremo anche nel futuro nei prossimi giorni e siamo sempre sostenitori di queste tematiche e sostanzialmente è cruciale avere un modo per certificare, quindi non soltanto fare dei conti o dire ma forse diciamo posso derivare da altri indicatori quali possono essere le concentrazioni, non misurarle, proprio toccare con mano e vedere i numeri quali siano. E quindi da quello di cavare poi anche le politiche verdi che siamo passate sui numeri, questa è la cosa fondamentale. Ecco, un altro aspetto importantissimo, forse se vogliamo il più importante di tutti che abbiamo scoperto anche noi si stava facendo, è quello di capire le sorgenti del riscaldamento globale, quindi così come uno può analizzare un campione bruciando e quindi dalla combustione generale carbonica che poi viene analizzato si può fare per campioni di aria, quindi stabilire in quali zone, in quali regioni, in quali territori e in quali continenti c'è un'immissione di combustibili fossili dovuti a motori a scoppio, dovuti a centrali elettriche tradizionali con carbone, con petrolio, anche con metano, rispetto invece all'utilizzo di sorgenti rinnovabili e che quindi non bruciano combustibili fossili. Allora, lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima per l'analisi dei materiali si può fare direttamente su campioni di aria, allora non c'è nemmeno nulla da bruciare perché l'anidride carbonica c'è già naturalmente, è presente. Però anche lì, diciamo, il discriminante è uno dei primi ad aver sottolineato l'importanza di questa analisi, è un premio Nobel del mondo della fisica, quindi il nostro collega Steve Chu, è stato anche per molti anni segretario di Stato per l'energia del Presidente Obama negli Stati Uniti d'America, e che fece vedere una conferenza molto bella sull'ambiente in Australia, proprio come si possa, dalla quantità di carbonio 14 nella CO2 nell'aria, determinare i luoghi meno inquinati rispetto a quelli dove c'è un uso smodato di combustibili fossili. E quindi questa è una passata importantissima, perché immaginiamo una rete a livello mondiale che analizza costantemente la qualità dell'aria, non dal punto di vista dell'inquinamento diciamo di tipo tradizionale, ma proprio di problemi di gas serra, quindi l'anidride carbonica che porta al riscaldamento globale, e immaginiamo come uno controllando, quindi guardando i numeri, vedendo effettivamente dove i problemi sono, possa poi rimediare e trovare delle politiche
effettivamente di sostenibilità per gestire questi problemi. Un'altra questione molto importante, quando si passa alla ricerca di base e allo sviluppo di tecnologie che devono diventare prodotti commerciali, anche come dire, il problema dei brevetti. Quindi su questa macchina con il CNR abbiamo depositato 3 brevetti per proteggere la proprietà intellettuale ed è una questione molto importante. L'abbiamo iscritti a livello internazionale, abbiamo messo in licenza poi dal CNR in questa SRL, che è questo spin-off che si chiama PPQSense. Allora, da questo poi diciamo, è stato possibile sviluppare la tecnologia senza problemi da un punto di vista di concorrenza a livello internazionale e di recente, l'anno scorso, da una gara internazionale che ha fatto l'Istituto di Meteorologia svedese con sede a Stoccolma e RISE, sostanzialmente siamo risultati vincitori, c'erano 2 concorrenti, uno americano e l'altro eravamo noi sostanzialmente, e diciamo, quindi siamo di fatto l'unica tecnologia disponibile e fruibile, e poi chiaramente ce ne sono tante che stanno emergendo, che cercano di arrivare a simili, però in questo momento con una sensibilità che si diceva prima, in abbondanza naturale la C14 c'è un atomo ogni 1000 miliardi, noi arriviamo a vederne uno ogni 1 milione di miliardi, quindi 1000 volte meglio di quello. Pronto? Abbiamo, non so se online c'è. Non c'è neppure online? La regione Toscana ed era anche lì legato a vedere quantità molto piccole di inquinanti molto problematici. E quindi noi vorremmo continuare a mantenere questo tipo di impostazione, quindi legata al territorio e legata a uno sviluppo vero con tecnologie veramente innovative e che portano soprattutto tanti giovani poi a lavorare su tematiche che sono di grande importanza per tutto il mondo. A questo punto siamo quasi pronti per la misura vera e propria. Il gas di anidride carbonica che abbiamo prodotto bruciando un frammento del nostro tappo da bottiglia di vino è stato quindi messo nell'ampollina e adesso dovrà fluire nella cella di misura per effettuare la misura. Questo viene fatto semplicemente azionando delle valvole automatiche in maniera molto semplice, e questo permette a una quantità ben definita di gas di entrare nella cavità ottica dove si fa la misura, che sostanzialmente consiste nel vedere in maniera molto sensibile l'assorbimento di una luce infrarossa da parte delle molecole di anidride carbonica, solo però quelle che contengono il carbonio 14. Adesso proviamo a raccontarvi un'applicazione di questa nostra nuova tecnica di misura del radiocarbonio, partendo diciamo da una storia vera. Questo tappo di sughero l'abbiamo trovato ieri in una bottiglia di vino e abbiamo letto sopra questa cosa qui: tappo a impronta di carbonio 0, perché prodotta da con un biopolimero. Ora, la nostra domanda a cui vorremmo trovare risposta è vero che tutto il materiale che compone questo tappo è di origine biologica e quindi è vero che questo tappo ha un'impronta di carbonio 0? Per far questo cominciamo la nostra misura e la prima fase consiste nel produrre, a partire da una piccola frazione del materiale di questo tappo, il gas di anidride carbonica che poi misureremo nella nostra macchina. Questo gas viene prodotto bruciando il materiale del tappo in questo bruciatore che si chiama analizzatore elementale e raccogliendo l'anidride carbonica in questa pollina. Il nostro operatore Federico è incaricato di fare questa operazione
e quindi adesso estrarrà un po' del sughero e lo brucerà nel nostro analizzatore elementale. Adesso siamo finalmente pronti per la misura vera e propria. Tutti i laser che poi vi faccio vedere sono a posto, io inizio la misura. Cosa sta succedendo in questo momento? Al momento in cui io ho avviato la misura, la luce che noi produciamo con questi laser infrarossi, comandati da un'elettronica che noi stessi abbiamo sviluppato, viene introdotta in questa cavità ottica che sta lì dietro e che adesso non si vede, e inizia a rimbalzare migliaia e migliaia di volte fra due specchi. Fra questi due specchi, come vi ricordate, abbiamo inserito precedentemente il gas di anidride carbonica. E che cosa succede? Durante la misura, per migliaia e migliaia di volte, noi misuriamo l'assorbimento della luce che rimbalza fra questi due specchi dovuto alla presenza delle molecole di anidride carbonica, ma non tutte, solo quelle poche che contengono il radiocarbono. Questa misura, durante una scansione, come la chiamiamo noi, del laser sopra l'assorbimento della molecola, ci dà la vera e propria curva di assorbimento dalla quale noi ricaviamo un numero, che è quello che ci interessa, la concentrazione di radiocarbonio nel nostro campione. Questo è il vero e proprio cuore del nostro strumento, insieme alla cavità ottica che sta lì dietro e che non si può vedere. Contiene due laser a cascata quantica, sono laser di ultima generazione che emettono luce infrarossa, e diversi rivelatori. Tutto questo a cosa serve? Serve a realizzare una luce ad una ben precisa particolare frequenza, esattamente quella che le molecole di anidride carbonica, di carbonio 14, riescono ad assorbire. Ci vuole una precisione di 1 su 1 miliardo e noi siamo riusciti ad ottenerla. Grazie a tutti, ovviamente sostituisco quello scioperato di Maurizio Fauri, che si è immediatamente assentato dalla presidenza. Io chiaramente sono dovuto intervenire, eccoci, sono qua, era in giro, e questa è la verità. Facevo public relations, imparato da te. Bene, abbiamo mandato tutto quanto perché siamo convinti che fosse davvero un'innovazione strabiliante, perché noi vogliamo che il futuro del pianeta non sia un greenwashing, ma sia, come si dice per quelli che non sanno l'inglese, non sia, come dire, sciacquarsi la bocca con il verde, che è un'abitudine anche di parecchi politici, voglio dire, ma che sia un cambiamento reale. E quindi questa macchina finalmente, invece che al CERN di Ginevra, che era un po' difficilotto da rimediare, così pratico, è una grande svolta. Guarda, mettiamola in questi termini: noi lasciamo sempre delle eredità alle nuove generazioni, invece di lasciare un'eredità di scorie, cerchiamo di lasciare un'eredità di nuove tecnologie, come fai con futuro. Grazie Maurizio, grazie di tutto, grazie per grazie essere a voi. Continuamente paziente con me, con noi. Ogni volta che ti rifilo tonnellate di cazzate, tu dici no, anche questa mi hai mandato. Per la prima selezione arriva Maurizio e fa questa, via. Poi arriva il Cabani, mi dà un capaccione, poi piano piano arriviamo alla soluzione finale. Ma il lavoro d'equipe è quello che funziona. Grazie a tutti ancora. Tra un quarto d'ora siamo in diretta di nuovo. Esattamente.